non può essere così difficile come sembra. Coltivando di nuovo la cipolla pungente. Buongiorno, professoressa Allium. Che piacere rivederti, Lenora cara. Oh, ecco, ne avrei bisogno per la lezione di oggi. Un regalino per tua zia. Ah, eccoti. Studenti, accogliete la nuova rosa del nostro giardino. Sarà bello crescere insieme. Quanto è emozionante essere di nuovo tutti quanti qui. L'anno a venire sarà pieno di magia e di stimoli, ma la cosa più importante che coltiveremo qui a Erbologia è la conoscenza. L'esperto di Erbologia attento teme la tentacola velenosa tanto quanto il bulbo balzellante. Benissimo, oggi faremo la conoscenza del mellifluo tubero noto con il nome di radice di mandragola. Accio! Vediamo se riusciamo a far stare un po' più comode le nostre amiche vegetali. Per prima cosa, copritevi le orecchie. Ora, ascoltate. Afferrate la mandragola dal ciuffo e tirate saldamente. Veloci! Ora mettete le mandragole nei vasi e poi compattate il terriccio. La terra deve avvolgere la radice come una coperta, in modo che la mandragola stia bella comoda. Riparo! Mi dispiace molto. Temo che la tua fosse un po' troppo... D'accordo, tu puoi andare. Ottimo lavoro, ragazzi! Ora, proveremo a piantare il dittamo ai nostri banchi da giardinaggio. Voi potete iniziare. Io devo scambiare due parole. Chissà se gli ippogrifi gradiscono la centinodia. Sì, professoressa? Prima di tutto, complimenti per il tuo lavoro con la mandragola. Quelle piante possono essere difficili da gestire. In realtà mi è piaciuto molto, mi sono lasciato contagiare dal suo entusiasmo. Sei gentile a dire questo. Il tuo talento per l'erbologia cresce rigoglioso quanto una mandragola nel terriccio fresco. Ora, come dicevo, procederemo col piantare il dittamo. Vediamo di trovarti dei semi. I semi li ho già, professoressa. Li ho presi a Hogsmeade. Hai visitato la rapa magica? Ottimo! Chi si prepara bene non può che fiorire. Ho fatto in modo che avessi il tuo banco da giardinaggio qui in aula. Non è stato facile, visto lo scarso preavviso. Ora pianta i semi, poi tornerai a raccoglierne i frutti più avanti. Pur con l'aiuto di suolo, luce e magia, hanno bisogno di tempo per crescere. Con cosa potrei bilanciare il mio bouquet di fiordalisi gialli? Delizia dello snaso o rose? Il dittamo ha proprietà ricostituenti e per questo è fondamentale nella pozione rigeneratrice. Come il professor Sharp vi avrà sicuramente detto. Ben fatto! Una volta che sarà maturo, potrai usare il tuo dittamo nella pozione rigeneratrice. Ma di questo ti parlerà il professor Sharp. Allarghiamo un po' il discorso? Voglio presentarti un tipo di pianta diverso. Il cavolo carnivoro cinese. Scoprirai che certe piante risultano più utili fuori dal calderone che dentro. I cavoli diventano irascibili se non masticano qualcosa. Fortunatamente ho un manichino adibito a questo scopo. Daglielo da sgranocchiare, vuoi?
Sì, professoressa. Sono nell'altra serra, all'estremità opposta del ponte pedonale che parte da questa stanza. Il tuo compagno di classe Pruett si è offerto di accompagnarti. Torna da me quando avrai finito. A proposito, bada alle dita, mordono piuttosto forte. Ciao, ti ho visto mentre andavi a Hogsmeade l'altro giorno. Piacere di conoscerti, io sono Leander. Ti mostrerò i cavoli carnivori cinesi. Per raggiungerli dobbiamo salire questa scala, ma vai avanti tu. A proposito, ottimo lavoro in difesa contro le arti oscure. Come, scusa? Il tuo duello con Sebastian. E lui è in gamba, o almeno crede di esserlo. Eppure lo hai fatto quasi letteralmente a pezzi. È stato bellissimo. Ah, beh, grazie. Avrei voluto dargli una bella lezione. Eccoci qui. Questa è la casa del cavolo carnivoro cinese. Su, prendi un paio di quei cavoli. Ora, vedi quel manichino? Tiragli addosso i cavoli e loro faranno il resto. Guarda lì! Balzano su qualsiasi cosa possano afferrare con quella cavolo di bocca. Mia madre ne ha piantati un po' nel giardino l'anno scorso per tenere lontani gli gnomi. Lei non ha dovuto degnomarlo, ma addio giunchiglie strombazzanti. Ah, che piccoli infami! Sono proprio le mie piante preferite, altro che bubo tuberi o bulbi balzellanti. Questi cavolacci sì che sanno come coprirti le spalle. Non che tu ne abbia bisogno, ma pensa se quello non fosse stato un manichino. Effettivamente potrebbero rivelarsi utili anche fuori dalla serra. Avere rinforzi non fa mai male, neanche se si tratta di cavoli. Là fuori c'è il caos, con i troll a Hogsmeade e tutto il resto. Anche un'umile crocifera potrebbe rivelarsi preziosa. Ne troverai altre da erbe essenziali e funghi fatali. Piante del tipo che i tuoi genitori non vorrebbero mai in giardino. Insomma, hai capito. D'accordo, faremo meglio a tornare in classe. Fai con comodo, ci rivediamo in classe. Revenio. Dopo questo utile promemoria del perché bisogna sempre indossare i guanti di pelle di drago, la lezione è finita. Mi dispiace tanto, Clopton. Ho badato ai cavoli carnivori cinesi, professoressa. Piante incantevoli, non trovi? Spero non ti abbiano dato eccessivamente da fare, ma non vedo morsi né dita mancanti. Ebbene, perché sembri avere un bel pollice verde. Ah, non vedo l'ora di veder sbocciare le tue abilità erbologiche. Le piante magiche hanno così tanto da offrire. Voglio imparare a conoscerle meglio. Bene! L'erbologia è generosa. Prenditi cura del tuo giardino e lui si prenderà cura di te. Ah! Beh, direi che è tutto. Passa da me a fare due chiacchiere qualche volta. Mi piace tenermi aggiornata sui miei studenti. Quelle mandragole si stiano godendo i nuovi vasi. Mi sono costate l'udito. Per far crescere qualcosa dobbiamo innanzitutto comprendere. Davvero intrigante. Ah, è un vero piacere vederti. Ciao, Natty, come stai? Spero tu ti sia ripresa dalla nostra movimentata gita a Hogsmeade. Sto bene.
Ma sono preoccupata per te. Con Ranrok, Rookwood e Harlow tutti a darti la caccia. In questo momento sto bene. All'epoca non ne abbiamo parlato, ma spero che ora mi rivelerai perché ti stavano cercando. Vogliono una cosa che abbiamo trovato alla Gringot, io e Fig. Quando siete stati alla Gringot? Poco prima di arrivare ad Hogwarts. È il motivo per cui ho fatto tardi allo smistamento. Ci ha condotto lì una passaporta dopo l'attacco del drago alla nostra carrozza. Ma che diamine... C'è un'altra cosa. È un po' bizzarra, ad essere sinceri. Il professor Fig dice che ho una strana connessione con una potente forma di magia antica. È quella magia che hai usato contro i troll a Hogsmeade? Credo di sì. Sto ancora imparando, ma ne vedo in giro le tracce e riesco a lanciare magie che non so spiegare. So che è molto da assimilare. In effetti sì. Avrò molte domande da porti. Ma per ora ci basta sapere che Rookwood e Harlow sono una minaccia per entrambi. Per tutti, in effetti. Ecco perché volevo parlarti. Quel giorno a Hogsmeade ho capito una cosa. Hai mostrato grande coraggio nell'affrontare quel troll. E Siruna non si è lasciata intimidire da Rookwood e Harlow. Mi avete ispirata a prendere posizione, proprio come voi. Cioè? In che senso? È per via di uomini come Rookwood e Harlow che mia madre e io abbiamo lasciato il Matabeleland. Non rimarrò qui immobile a lasciarli distruggere la mia nuova casa. Bene. Rookwood e Harlow sono pericolosi. E il fatto che siano pure in combutta con Ranrok, beh... Una ragione in più per fermarli al più presto. Gira voce che Theophilus Harlow gestisca le operazioni quotidiane di Rookwood. Eliminando lui, disgregheremmo l'intera organizzazione di Rookwood. Possibile, ma non dovrebbe essere l'agente Singer a occuparsi di uno come Harlow. Le ho parlato, è stata gentile, ma forse, comprensibilmente, non vuole discutere di un caso così con una studentessa. Ho sentito alcuni uomini di Rookwood parlare di un'enorme operazione di saccheggio programmata da Harlow. Pensavo che potremmo investigare un po' anche noi, magari ottenere le prove di cui ha bisogno l'agente Singer. Va bene, ma come? Mi limiterò a guardare e ascoltare. Scoprire esattamente quale sia il piano di Harlow. Ti ricontatto appena ne so di più. Nel frattempo ricorda, se ti servo, sono qui. Grazie, Natti. Stai in guardia. Ma insomma, come osi minacciarmi? Ma che succede qui? Non so se mi troverei bene in un posto piccolo come questo. Devi aver visto qualcosa, pensa! Non ho idea di chi tu pensi io abbia visto. Sono sempre occupata con la mia ricerca. Non ho proprio tempo per... A Victor Rookwood non importa un morso di doxy del tuo tempo. Ah, tu parli del diavolo. Il signor Rookwood vorrebbe parlarti. Uno studente, stai scherzando? Basta cianciare. Lasciala in pace. Stupefino! Incendio! Guarderò la luce spegnersi nei tuoi occhi. Ti ho visto! Fratello espulso! Non andrò da nessuna parte con voi. Non puoi vincere contro di me! Incendio! Le pioggia! Faccio! È tutto! È tutto! Le pioggia! Ho ingranato! Faccio! Non ho ancora bevuto! Le pioggia! Che prove da Rumble! Reducto! Incendio! Le pioggia! Ti prego, smettila! No! Accio! Oh. Oh.
incendio. Tazzo! Ma che succede? Non ero mai stata attaccata in tal modo. E così vicino a Hogwarts, per giunta. Va tutto bene? Sì, e in gran parte grazie alle tue eccellenti abilità difensive. Ti dispiace spiegarmi perché due Ashwinder volevano farmi fuori per arrivare a te? Ashwinder? Il gruppo di ladri e furfanti al servizio di Victor Rookwood. Mi sembravano molto interessati a te. È una lunga storia, ma grazie per l'aiuto. Per il momento li hai schivati. Priya mi aveva detto che i pericoli sarebbero aumentati. Devo affrettare la mia ricerca prima che tornino. Lei è ricercatrice? Nora Treadwell, al tuo servizio. Storica e archeologa specializzata nelle opere e nella vita di Merlino. Ma Merlino... quello di Re Artù? Proprio lui. Merlino frequentò Hogwarts, sai? Sto studiando alcune curiose strutture che lasciò centinaia di anni fa. Strutture? Questi pilastri ricoperti di vegetazione. Ce ne sono dozzine, sparsi ovunque. Ho iniziato a chiamarli le prove di Merlino. Presumo li abbia creati come divertimento per gli altri Serpeverde. Era un grande amante dei rompicapi. Capisco l'interesse per Merlino. Vorrei anch'io sapere qualcosa di più sulle sue prove. Allora ti confesserò un piccolo segreto. Nessuno ha ancora capito come funzionino, ma credo di aver appena individuato un indizio cruciale. Sospetto che la malva sia un componente essenziale per far funzionare le prove. La malva? Un'erba versatile. Merlino la cita spesso nei suoi scritti. Ero appena arrivata per testare la mia teoria quando sono stata interrotta. Vedi? Ogni spirale tracciata da Merlino ha un simbolo diverso al centro. E così ho iniziato a pensare. E se... E se la malva andasse posizionata al centro dei simboli? Esattamente. Vuoi fare tu gli onori? Vedremo subito i risultati di questa nostra ipotesi. Ho portato con me un baule pieno zeppo di malva. È laggiù, vicino alla mia tenda. Questo baule? Sì, prendine un po', anche se ne hai già. Ho preso la malva. Perfetto. Ora osserva i rampicanti su queste colonne e quella spirale di pietre a terra. Ogni prova ha questi due elementi. Metti la malva sulla spirale e vediamo che succede. Accidenti! Hai visto? I rampicanti sono spariti! Cosa devo fare adesso? Da qui è tutto territorio inesplorato. Queste pire, però, mi incuriosiscono. Incendio! Per la barba di Merlino! Le fiamme fanno affondare la pira! Bella barba di Merlino! Che meraviglia! Che giornata! Stento a crederci. Possiamo definirlo un successo, no? Sì, sicuramente. Tuttavia, ora ho ancora più interrogativi. Come funziona? Devo rivedere i miei appunti, forse mi sfugge qualcosa. Le prove sono tutte come questa? Cosa? Ah sì, non proprio. Credo che tutte abbiano le piante rampicanti e la spirale per terra. Dovresti poterle risolvere man mano che le incontri. Quanto a me, ho ciò che mi serve per continuare le mie ricerche. La mia idea è che ognuna richiederà della malva. Malva che puoi trovare a Hogsmeade, qualora ti servisse. Ora devo andare. È stato un vero piacere conoscerti.
E fa attenzione là fuori. Ora che ho tutto ciò che mi serve, posso tornare tranquilla ai miei studi.